Ok, allora siamo qui all'interno del backstage di Art Music Contest. E presento i ragazzi che hanno aderito al progetto presentato dall'associazione Harmony, i grandi artisti Carlo Giardini e Alessandro De Fusco, Luigi Tirozzi, e Mimo Rocco e Mario Cucarano. Ragazzi, per quale motivo siete qui questa sera? Perché avete sposato il progetto Harmony? Parlo io. Innanzitutto non per soldi, diciamo che l'associazione Harmony ci ha invitato all'Art Music Contest che si terrà il 27 agosto presso Verano Patenora. Il senso dell'iniziativa sicuramente è sociale, sfruttando tutti i tipi di arte, dalla musica alla pittura, alla scultura, alla poesia e alla letteratura. Noi abbiamo cercato di adunare una band che si è conosciuta praticamente per questa occasione, proprio per sposare il progetto ed evitare conoscenze già pregresse. Con la musica cerchiamo di dare il nostro contributo, ospitando artisti di ogni razza. Ci saranno infatti anche artisti del Senegal, di ogni regione d'Italia. Qui la band è composta da un chitarrista che viene da Brescia, dietro l'angolo, e altri da svariate regioni della Campania, senza citarle. Quindi ciò che invitiamo a dire è che con un pizzico di buona volontà, ecco, noi abbiamo appena finito di provare, sono le 20:30 e siamo dalle 14 più o meno, ma l'iniziativa ci ha spinto a dare una marcia in più, soprattutto ai giovani, anche a quelli meno giovani, a tutti quanti, a bambini, a donne, a tutti. Quindi accorrete numerosi, che ci sarà tanto, ma tanto sano divertimento per favorire, diciamo, dispersione scolastica, degrado sociale. Con il nostro piccolo cerchiamo di dare un contributo all'umanità e alla società. Accorrete, vi aspettiamo sabato 27 agosto. Carlo, puoi dirci che cosa ti ha spinto a fare tanti chilometri per partecipare, per essere, insomma, parte integrante di questo progetto? Sicuramente è il fatto che conosco Enzo Marcello e mi ha proposto questa situazione, questo contesto musicale, e siccome secondo me la musica a prescindere non ha né barriere né confini né nulla, l'unico linguaggio universale che esiste, l'ho sposato appieno, perché secondo me è opportuno condividerlo e farne anche parte. Il motivo sicuramente è quello, reputo che la musica sia comunque un fattore di unione e non di divisione, quindi a tutti gli effetti sono qua con il massimo carisma, il massimo orgoglio.